problemi con gli haters? Ne hai avuti, diciamo, nel tuo curriculum? Ma guarda, dico soltanto che a me hanno augurato la morte. Ciao a tutti, sono l'avvocato Giuseppe Croari e mi occupo da molti anni dei problemi legali dei content creator. Sì, dai, insomma, degli influencer. Guardate, questi hanno un sacco di problemi. Haters, problemi di marchio, problemi contrattuali, problemi con l'agenzia, tantissimi problemi, molti dei quali non li potete neppure immaginare. Ho fatto alcune interviste proprio per sottolineare la dura vita del content creator. Questi video vogliono essere proprio delle provocazioni sul tema dei content creator, per mettere in luce quelli che sono i maggiori problemi che si hanno nel svolgere questo mestiere. Ciao, benvenuto. Ciao a voi. E cosa fai, come ti chiami? Io sono Francesco Merrino, ho 27 anni e sono un content creator. E noi volevamo sapere da te qual è la difficoltà più grossa che hai avuto nel fare questo mestiere. Secondo me la difficoltà più grossa in questo mestiere è intanto lucidità mentale, perché purtroppo per essere creativo devi sempre essere mentalmente a posto. Magari quando hai quei periodi un po' brutti, quei periodi in cui mai succede qualcosa e un po' ti influenza negativamente, già sei un po' più. Poi c'è invece magari chi trae qualcosa dalla sofferenza. Io ad esempio sono molto per il se sto bene do il 100%, se inizia qualche problema indietreggio. Quindi diciamo che la difficoltà principale è lo stare bene mentalmente, in primis. I content creator sono tutti un po' pazzi. Sicuramente è anche dispendioso, perché per fare anche un qualcosa di bello, di qualitativamente bello, devi anche avere gli attrezzi giusti, quindi devi spenderci un po'. Questo è un investimento. Hai più avuto problemi con i fan, le agenzie o i ban o in relazione di copyright? Fan e copyright. E problemi con gli haters? Ne hai avuti, diciamo, nel tuo curriculum? Ma guarda, vi dico soltanto che a me hanno augurato la morte. Questa è una roba che tutti, è incredibile. Succede, purtroppo la gente non dà peso a quello che scrive, la gente interessa soltanto a farti del male. Il leone della tastiera. Che poi il leone della tastiera, sì, e poi lo incontri. È successo a me di incontrare gente che mi insulta, e poi sono tutti tipo... Maledetto, devi dirmi le cose. E invece ti sei mai sentito limitato nella tua libertà di espressione? Sì, soprattutto su Twitch. Twitch, per quanto possa essere il sito che va in voga per ora, ma tante cose non si possono dire, tante cose non si possono fare. È limitativo per un creativo, è proprio ti limita, è brutta come cosa. Quindi sono più per YouTube. YouTube già sei, puoi fare quello che veramente vuoi. Guarda, è da diverso tempo che si discute, e ci sono dei progetti anche in Parlamento, di riforma del settore del content creator. Sì. Quindi di normare un po' l'influencer. Assolutamente sì. Ecco, tu come la vedi? Io sono assolutamente pro, perché se una persona dovesse avere un problema legato appunto ai siti come Twitch, YouTube, non c'è una legge, non c'è un qualcosa che ti tutela. Ti chiedo, hai mai letto i termini e condizioni di Twitch o di YouTube, onestamente? No. Hai fatto accetta? Sì. Ok. Assolutamente sì. Diciamo che le ho rilette soltanto dopo che ho saputo certe cose. Nel senso, la gente mi ha detto, se fai questo non puoi farlo, Mi sono informato e poi effettivamente era così. Quindi soltanto dopo. Questo video è svolto in collaborazione con creatorservice.it. Il coltellino svizzero per evitare i principali problemi della professione. Che tu sia un content creator o un'azienda, parliamone assieme. Pensa da imprenditore e liberati dai problemi ancora prima che nascano. Trovi tutti i miei contatti nell'info box qua sotto. Il mondo di influencer ha bisogno di chiarezza, perché è molto più duro di quello che sembra. Negli anni, diversi anni, ho avuto più volte proposte da persone di cui... Anche tu hai sentito, fermalo, che c'è questo problema dei contratti capestro? Questo problema c'è, sì. Soprattutto a livello e-sport, appena tu cominci a fare le competizioni, quindi tornei,